Bella a tutti raga, siamo su un nuovo video, sempre sul computer di mia sorella. E niente, proprio su richiesta di mia sorella, che aveva bisogno di Office per la scuola, sono riuscito a scaricarlo, una versione cancata gratis, e non vedrò nessuno. E niente, volevo farvi vedere come avevo fatto e che tipo avevo scaricato. La mia scelta è ricaduta su Office 7. E non ho preso versioni più recenti, forse perché erano più difficili. Comunque il 7 viene globalmente utilizzato, è uno dei più utilizzati, quindi proprio per questo ho deciso di utilizzarlo. Ma che palle, di volta che registro! Zitte, state zitte! Maledette, Ah, donna, io non lo so. E niente, quindi volevo far vedere come avevo fatto ad ottenere questa cartella. Al cui interno ci sono tutte le cure. C'erano. Mia sorella le ha messe sul desktop. Comunque, quelle qui. Quelle che interessano di più saranno sicuramente, che ne so, Outlook, Word, eccetera, insomma. E PowerPoint, ecco. Comunque, come ho fatto a ottenere questa bella cartella? Semplice. Allora, innanzitutto io ho preso, diciamo, suggerimenti da un video, che magari metto anche in descrizione. Ma soprattutto la cosa più importante è il link da cui diciamo cominciare tutto. Il link, che ovviamente metterò in descrizione, è questo, vi porterà a questo. Da qui scaricherete in modo molto semplice, vi faccio vedere giusto come, e non tenete conto dell'antidoto contro l'impotenza. E niente, cliccate e MediaFire. E che cosa succede? Vabbè, sì. Aspettiamo un paio di secondi. Io l'ho già scaricato per far vedere a voi il procedimento. Ok, uscirà questo pacchetto Office by Galaxy e dovete semplicemente, che ne so, cliccare su scarica, su download. Sono 500 MB, quindi niente di che. È stato uploadato settembre del 2014, quindi è recente. Cliccate e dovrebbe partire. A me non parte perché avevo già fatto precedentemente il passaggio e quindi alla fine, vi dovrebbe uscire questo. A me ci ha messo tipo 10 minuti, che è sta roba. A me ci ha messo tipo 10 minuti. Bisogna eseguire il procedimento che vi darà e alla fine avverrà questo. Che cosa succede? Bisogna estrarre. L'estrazione dovrebbe essere più o meno veloce. Speriamo. Nel frattempo vorrei ricordarvi che ieri ho fatto un nuovo video su PrisoPers, quindi se volete andare a vedere, metto anche quello in descrizione. E niente, buon giovedì santo a tutti, così giusto per. Quindi, dopo che vi ha estratto in modo abbastanza veloce, speriamo, vi vorrò vedere cosa bisogna fare. Comunque, questa versione io l'ho provata su un Windows 7 32 bit, quindi dovrebbe andare bene per tutti quelli simili. E quindi che cosa succede adesso? Dopo che avete estratto quella roba che vi ho detto dal link, vi aprirà questo pacchetto. All'interno di questo pacchetto tutte queste cartelle non vi interessano, l'unica che vi interessa è questa qui, che è un documento di testo, all'interno della quale vi è la chiave, che è fondamentale. Voi la copiate, copia, e dopodiché avviate il setup. Io ovviamente l'ho già fatto il setup, comunque vediamo un po' se si può rifare. Il setup. Attende l'operazione per l'installazione. In ogni caso non so se me lo farà fare perché è già installato. Aggiungi nuovi caratteri di ripristino. Quindi a me non va a fare perché l'ho già fatto, è molto semplice quello che diciamo succede. Quando voi lo aprirete, deciderete di installarlo, cliccate ovviamente installa, accetto le condizioni, bla bla bla, mettere il codice che avete precedentemente copiato e avviare l'installazione che prenderà un po' di tempo, una decina di minuti anche questo diciamo. Dopodiché diciamo tutto sarà completo. Tutto sarà completo.
Vattene via! Mi sto rovinando il video ancora! Vattene! Vattene! Non sto lavorando, vai video, non ho più di merda lì. Tanto lo carico lo stesso, fottiti. Chiudi sta porta! E fastidio! Maria! Fatto affidare gli amici, fatto affidare. Vai via! Vai via! Ma vattene! Ti sento che respiri dietro la porta, vattene! E fammi finire sta cosa! Mamma mia! Ok, quindi per fare il breve. Benissimo. Vi direi di mettere la chiave, la mettete, ve lo installa ed è tutto perfetto, senza nessun problema. E potete aprire le vostre cose. Facciamo un esempio con Word. Dov'è? Maledetta qua, bambina. Dov'è? Eccola qua. Ecco qua, insomma, vi apre la versione 7, potete utilizzare come volete. E insomma, questo è il tutorial che volevo fare. Metterò tutti i link in descrizione, iscrivetevi, vedete i video precedenti. Mandate a fanculo mia sorella e niente, direi che può bastare così. Quanto abbiamo fatto? 6 minuti, ok. Ciao, buona. Fanculo, eh.